Ciao a tutti, io sono Valerio e oggi sono qui per presentarvi questa bellissima chitarra che non è altro che la Luke, il modello signature di Steve Luke Terra, fatta dalla Sterling, modello LK100. Questa in particolare è la finitura Blue Burst, Blueberry Burst, c'è anche in finitura, in una finitura Sunburst, un po' più, diciamo, tradizionale. Ed è una chitarra che a me personalmente piace molto. Adesso vi spiegherò anche qualche caratteristica. Allora, partiamo dalla più particolare, che è una chitarra che praticamente ha un sistema attivo dietro. Facciamo vedere qui, ok, che va alimentato con una batteria da 9 volt e praticamente ci consente di avere un boost di circa 12 decibel, che ci serve per dare un po', diciamo, di sostanza al nostro suono, un po' di ciccio. Poi la configurazione è abbastanza classica perché abbiamo due humbucker, un potenziometro del volume e un potenziometro sui toni. In quello del volume c'è un push push dove appunto attiveremo il boost, la circuitazione interna. E abbiamo un selettore a 5 vie. 5 vie perché ci consente anche di splittare il pickup e avere un suono un po' più vintage, stile single coil, anzi un suono da single coil, e soprattutto un manico bello fine, un manico a V piccolino, ok, e in acero cotto, acero tostato, in realtà il famoso roasted, e meccanico autobloccanti per una tenuta di accordatura, diciamo, efficiente, ok, soprattutto se poi andremo a utilizzare molto la leva, cosa che non faremo oggi, magari faremo sentire qualcosa. E basta, queste qua sono un po' le caratteristiche della nostra LK100 della Sterling, che non ha nulla da invidiare al modello americano, che costa Ah, ecco, decisamente molto di più. questo Questo modello che costa siamo sotto siamo sotto i 1000 i euro. 1000, Appena ecco, sotto i 1000 euro, tra ottimo. l'altro con custodia inclusa nel prezzo, quindi Forza, ok, di un astuccio bello imbottito, grazie, fatto così, bellissimo, comodo per le varie trasferte. E magari dai, già che ci siamo, facciamo anche una bella cosa, andiamo a vedere cosa c'è dentro la borsa, facciamo vedere gli accessorietti, assolutamente. nulla di trascendentale, Ma ok, comunque però importante. comunque sia importante. C'è ovviamente la sua leva e poi tutte le varie brugole, brugoline per il setup. Comunque, diciamo che la chitarra esce già dalla fabbrica settata abbastanza bene, quindi non dovrebbe aver bisogno di Particolare settaggio. nessuna regolazione. Ok, tra l'altro esce con di fabbrica le Hannibal 1046, quindi una buona scalatura che tiene anche una buona tenuta d'accordatura. E Tutte con la loro quindi niente, i particolari sono finiti. Direi di andare a sentire il nostro bellissimo strumento. Siamo attaccati a un Blackstar, un HT5, un combo molto bello che a me piace tantissimo, molto versatile e soprattutto anche molto leggero. Avremo un clean e poi un crunch abbastanza soft. Ok, con un po' di reverbero, proprio un pelino di reverbero che serve per colorare un po' il suono. Partiamo dal clean. Ok, io tengo tutti i potenziometri aperti, sia quello del volume sia quello del tono. E partiamo dalla prima posizione, humbucker al manico. Se io switcho nella seconda posizione, avrò un suono un po' più secco, stile single coil, perché il pickup andrà a splittarsi, quindi. Terza posizione, avrò sia il pickup al manico che il pickup al ponte, che vanno a funzionare assieme,
Penultima posizione, dove avremo il pick-up al ponte splittato, stavolta anche lui un po' in stile single coil. E poi ultima posizione, ovviamente, humbucker a pieno al ponte. Possiamo andare ad attivare il boost premendo il pomello del volume e avremo uno sbalzo di volume abbastanza consistente, un 12 decibel abbiamo detto, quindi ovviamente il suono si sporcherà anche un pochino perché dà proprio una botta molto potente di volume. Ok, è un suono un po' più sporco, però è molto più vivace. Abbiamo anche il controllo del tono, che ovviamente più lo chiudiamo, più il suono diventa nasale, diventa anche molto nasale, quasi jazzistico, quasi. Ovviamente non è una chitarra jazz, però si può chiuderlo magari a metà, in questo modo, per avere un pulito un po' più caldo, un po' più moderno. Se lo chiudo tutto invece, suono chiude completamente. Ovviamente questa è una chitarra che si addice a chi fa rock a 360 gradi, ok? Anche partendo dal rock blues fino all'hard rock, però come ho detto prima non è assolutamente una chitarra jazz, anche se rimane comunque sia uno strumento molto versatile, più diciamo improntato per i suoni crunch distorti, di cui adesso andremo a sentire qualcosa, sempre andando a sentire le timbriche dei vari microfoni. Allora, perfetto. Partiamo con questo crancettino, pick up al manico con un crunch, un gain a basso guadagno, ok, una cosa molto soft, e andiamo a sentire un po' cosa possiamo ottenere. Thank you.
passiamo al single coil come prima, per avere un suono un po' più vintage, un po' più, diciamo, anni 50-60. Posizione centrale, qui due humbucker inseriti assieme. Single coil sulla penultima posizione. Dopodiché la posizione dei vari assoli, ok, con l'humbucker in ultimo, con lo switch in ultima posizione, l'humbucker al ponte ovviamente, bello tagliente, bello chiaro. E si può utilizzare la distorsione anche con il boost attivato, e anche qui prende decisamente molto più volume e molta più consistenza il nostro suono. Così è senza, attivo. Con il singolo in mezzo, singolo al ponte. Ultima posizione col boost. Senza boost, con il boost. Qua ci si può sbizzarrire con l'effettistica e con gli amplificatori. Io ovviamente sono più della scuola del valvolare, anche piccolino, come in questo caso questo bellissimo Blackstar, piccolo ma caratteristico, ok. Però diciamo che anche con delle varie, con i vari modeler, con vari multi effetti che ci sono adesso, sicuramente
rende uno strumento moderno che rende molto bene in qualsiasi situazione. Sì. Poi ripeto, manico molto comodo, i tasti sono fatti benissimo, smussati alla grande, non tagliano e sono morbidi sotto le dita. Poi meccanico autobloccante, praticamente ci danno una tenuta d'accordatura molto, molto affidabile. È uno strumento che va bene per chiunque faccia rock, di qualsiasi genere, che sia un rock blues, che sia un hard rock, o forse anche un genere più spinto verso il metal, ok? Non aggressivissimo, però è uno strumento molto, 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 molto versatile. Benissimo, ragazzi, e quindi per oggi è tutto. Vi ho mostrato una delle mie chitarre preferite di tutte quelle che abbiamo qui in negozio. E se avete qualche domanda, vi ricordo che potete chiedermi qualsiasi cosa qua sotto nei commenti. Vi risponderemo in maniera celere e Adesso precisa, giusto? ok. Ok, io vi abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Io intanto continuo a suonarmela, quindi.